Ad una settimana esatta dalle problematiche che avevano costretto centinaia di famiglie a fare i conti con l'assenza di energia elettrica, anche oggi, domenica 10 marzo, a Valperga si è verificato un importante blackout che ha visto buona parte del paese costretto, dalle 10 di stamane, a fare a meno della corrente. La pioggia copiosa che è caduta nella notte ha nuovamente allagato una centralina presente in via Giuseppe Mazzini. La conseguenza è stata la mancanza di energia che al momento si sta protraendo da diverse ore. Moltissime le chiamate di segnalazione del problema fatte dai cittadini, come immediato è stato l'intervento dell'amministrazione comunale, che a sua volta già nei giorni precedenti aveva chiesto di monitorare la situazione, dato che la domenica precedente un problema identico si era verificato nel corso della notte. È stata inoltrata quindi una chiamata ai vigili del fuoco e in questi momenti i volontari del distaccamento di Quarnier stanno operando in maniera da svuotare la struttura dove è posta la centralina, che peraltro sorge sotto il livello della strada, in attesa dell'Enel.